Buon pomeriggio, Stadio Italia di Sorrento, le squadre sono in campo, Sorrento e Cavese, non a giornata di campionato. Buon pomeriggio da Nunzio Siani e da Mauro Senatore. Un muro blu Fonseca con le bandierine blu e bianche, è la prima coreografia che riappare in curva, trasferita quest'oggi la curva sud Catellomari nella tribuna laterale sud dello Stadio Italia. È un muro blu Fonseca che ci piace. 1.000-1.500 persone che assiepano le gradinate del campo Italia, segno proprio di una fame di trasferte che questa tifoseria aveva dopo i divieti delle ultime giornate. Tiene palla Scartozzi, vede Alberto Nocerino, il capitano, che è ritornato nel suo ruolo di terzino sinistro, mentre in area di rigore l'occasione per Tarantino, che si gira, viene agganciato, l'arbitro dice di no. A noi è sembrato che fosse stato agganciato sul piede d'appoggio Tarantino in piena area di rigore sulla sinistra. E abbiamo Mauro, subito la Cavese che è partita, lancia il resto, ancora a fondo con Schetter centralmente, sta per entrare in area il tiro che termina a 3-4 metri alla destra di Botticella, centro della metà campo, serve al suo fianco Favasuli, maglia numero 10 per Aquino, molto centrale, al suo fianco c'è Schetter, viene servito quest'ultimo, vede, serve Tarantino, va in sovrapposizione a destra Pierotti, ma ancora Tarantino dal limite, la conclusione, respinge di pugni Botticella, poi Minadeo, ancora Cavese ai limiti dell'area con Schetter, il tiro deviato da Minadeo, palla bloccata senza difficoltà da Botticella, batterà dunque con l'interno del piede destro. Il cross di Scartozzi verso Schetter, palla sotto la traversa e si può continuare a giocare, dice il collaboratore di linea. Non è andata in porta la palla secondo l'assistente del signor Nasca, il lanciano invece ha segnato con Daniele Morante al 13esimo. Esce Botticella intanto dall'area pericolosamente, poi Schetter conclude a rete con la palla che viene bloccata sulla linea da Botticella dopo un tocco di De Martis. Mentre seguiamo questa azione d'attacco in area di rigore con Nicodemo, il tiro para Marrocco e poi sulla riga di porta ha sbagliato un gol fatto Vanin. Tutto è pronto, partito in questo momento, Sorrento che attacca da destra verso sinistra la nostra visuale e Agnelli praticamente gioca con un centrocampo a tre il team di Simonelli, mentre la conclusione cercata ora sì da Nicodemo dai 18 metri, palla colpita di mezzo esterno destro, termina direttamente sul fondo. Ancora Strambelli in aria per Florian Mirtai per il gol del Sorrento, che però è fermata l'azione ed è fermato il tutto dalla bandierina del collaboratore di linea. C'è stato uno scambio tra Mirtai e ancora il solito Agnelli che ha battuto a rete, ma gioco fermo al minuto numero 8. Questo nuovo modulo con cui si propone in campo il Sorrento stia mettendo in difficoltà la Cavese, che si ritrova in inferiorità numerica a metà campo adesso. Il Sorrento lascia tre difensori dietro centrali, gioca a 5 a metà campo con Agnelli che diventa il trequartista alle spalle delle due punte. Favasuli che lascia ancora Schetter la sfera, lo scambio tra i due, lato corto dell'area di rigore, il cross basso in area di Favasuli che era diventato un assist per Schetter, che in area di rigore ha colpito di destro, mi è sembrato di destro il tiro, che non è il suo piede, è terminato fuori, ha avuto una buona occasione. Pallone la squadra di Camplone sul lancio di Perotti, comunque ha riconquistato Schetter, in area per Aquino, è più veloce di De Martis che lo ferma in calcio d'angolo. Riparte Farina per Tarantino, appoggio approssimativo perché Tarantino fuggiva via nel cerchio di centrocampo, ha capito tutto l'avversario, poi palla in aria per Mirtai che controlla spalla alla porta il pallone, Mirtai si sta per girare, non bisogna farlo girare, poi palla per la vista al centro, il tiro e la parata di Marrocco in calcio d'angolo. Una scudisciata il tiro di La Vista, una scossa di corrente con il cross al centro di testa sul secondo palo, il gol del Sorrento con Agnelli che ha messo in rete. Il pallone è stato deviato forse anche da un giocatore della Cavese, va rivista l'azione. Mauro, accoronamento sicuramente di un primo quarto d'ora gestito al meglio proprio dalla squadra sorrentina. Quinto corner, 1-0 per il Sorrento, ha segnato Agnelli. Il cross al centro di testa, viene anche un po' spinto un giocatore, poi Farina che calcia di mezzo esterno sul fondo. Aquino e Panarelli, punta l'uomo Aquino, entra in area di rigore, palla sul sinistro, il tiro di Aquino sul fondo molto largo e c'era Sorrentino libero al centro. E Favasuli in posizione di mezzo sinistro, cross al centro, Sorrentino in aria per il tiro di Bernardo e palla sul palo e poi Aquino, la parata del portiere. Aquino in fuorigioco, ma è il secondo legno che colpisce la Cavese stavolta con Bernardo. Favasuli a destra, Alfano sulla posizione Ischia, in aria per Aquino, il tocco andato per il Sorrentino, il tiro sul fondo, c'è Giampaolo però che ha capito tutto, può ripartire in contropiede del Sorrento, lancio per Biancone, Biancone si scontra con Nocerino, seconda ammonizione probabilmente per Nocerino che viene espulso. Quindi Cavese che chiude in 10 uomini questa partita mentre mancano 30 secondi. Il no è entrato Lomonaco che guadagna la rimessa laterale, ma poi l'arbitro fischia la fine
Sorrento batte Cavese 1-0.